Carissimi osservatori e carissime osservatrici del cielo, benvenuti e benvenute a questo appuntamento con le bellezze del firmamento che ci regalerà questo maggio 2024. Questo video è in collaborazione con la UAI, l'Unione Astrofili Italiani. È un'associazione che dal 1967 promuove la cultura scientifica e astronomica in particolare in tutto il nostro paese, facendo un sacco di attività di divulgazione, di didattica e anche di ricerca. Trovate il link in descrizione. Siamo già in primavera inoltrata, le giornate si stanno allungando e vedere il sorgere del sole diventa più faticoso per chi ama stare a letto fino a tardi. Chi invece, per obbligo o per abitudine, si alza presto, il crepuscolo del mattino del primo di maggio gli offrirà un appagante spettacolo. Guardando tra sud e sud-est, potremo ammirare la Luna quasi all'ultimo quarto, seguita da Saturno tra est e sud-est nella costellazione dell'Acquario. E ad est da Marte, che si trova nei Pesci. Ma mentre Saturno, mezz'ora tre quarti d'ora prima del sorgere del Sole, sarà abbastanza alto sull'orizzonte da essere facilmente osservabile, Marte, più basso, richiederà cieli limpidi e orizzonti liberi da ostacoli per essere notato. Una curiosità per i più esperti. In questi giorni il pianeta rosso si trova in prossimità del punto gamma o punto dell'Ariete. È un punto molto importante in astronomia perché è uno dei due punti in cui l'equatore celeste e l'eclittica si intersecano sulla volta celeste. Il punto gamma è considerato lo zero delle coordinate equatoriali, uno dei sistemi più usati per identificare le posizioni di stelle, pianeti, nebulose e galassie sulla volta celeste, ma non solo. Il punto gamma è il punto in cui si trova il centro del Sole quando cade l'equinozio di marzo, che alle nostre latitudini corrisponde all'inizio della primavera astronomica. Ma torniamo ad ammirare il nostro amato cielo. Alzando lo sguardo dal terzetto Luna-Saturno-Marte, di cui abbiamo parlato poc'anzi, notiamo facilmente che si stagliano quasi sulla verticale le tipiche costellazioni delle sere d'estate, la Lira, il Cigno e l'Aquila, con le loro belle e lucenti stelle, Vega, Deneb e Altair. Osservando il triangolo estivo, alba dopo alba, noteremo il suo lento inesorabile movimento verso occidente. Durante il crepuscolo vespertino del primo giorno del mese c'è Giove a farci compagnia tra ovest e nord-ovest. Il problema è che tramonterà poco dopo il sole, immerso tra le luci del crepuscolo della sera. Pianeta più grande del Sistema Solare, ci sta salutando dopo averci accompagnato per tutto l'inverno e oltre. Ma non preoccupatevi, perché tornerà a farci compagnia verso metà giugno, la mattina. Con l'arrivo dell'oscurità, guardando verso occidente, ci inebrieremo dello splendore delle costellazioni dell'esagono invernale, che dolcemente s'adagiano sull'orizzonte dopo il tramonto di Elio, e che nel corso del mese ci saluteranno anche loro per tornare a farci ammirare lo splendore delle loro magnifiche stelle nelle mattine di metà agosto. Il 4 maggio, avvolto dalle primissime luci del dì, scorgeremo tra est e sud-est un bel falcetto di luna. Guardando con attenzione ci accorgeremo che in alto a destra del nostro satellite c'è il lucente Saturno, mentre a sinistra, più verso est, c'è Marte, che a debita distanza fa loro compagnia. Ma il pianeta che porta il nome del dio della guerra non rimarrà solo a lungo, perché la mattina successiva, il 5, un sempre più piccolo falcetto di luna gli sarà vicino. Tre quarti d'ora prima che il sole faccia capolino all'orizzonte, i due astri disteranno poco più di un grado l'uno dall'altro. Un grado corrisponde a circa il doppio del diametro apparente della luna piena. Per osservarli serviranno cieli davvero limpidi e liberi da ostacoli all'orizzonte. Marte è quell'astro di colore rosso in alto a destra della luna. Popolo dei mattinieri, è il vostro periodo, non solo perché questo e i prossimi mesi i pianeti ci faranno compagnia all'alba invece che al tramonto, ma anche perché domenica 5 e lunedì 6 maggio, prima che arrivino le luci del giorno, potremo tentare di scorgere qualche stella cadente. È il periodo delle Eta Aquaridi, uno sciame meteorico originato dal materiale lasciato dalla coda della cometa più famosa, la 1P Halley. Il radiante, cioè il punto in cui sembrano originarsi le scie delle stelle cadenti, si trova nell'Acquario, che in queste mattine è di facile individuazione perché è la costellazione che ospita Saturno.
il massimo numero di meteore visibili, cospicuo ma non certo come quello delle Perseidi, le stelle cadenti di agosto per capirci, sarà intorno alle 23 del 5 maggio, ma a quell'ora l'acquario non sarà visibile in Italia. Dovremo quindi accontentarci di osservarle o la mattina del giorno stesso o la mattina del 6, sperando di vedere qualche brillante scia solcare il cielo tra le primissime e debolissime luci del giorno. Il trucco principale per vedere le stelle cadenti è quello di guardare ad occhio nudo la più grande porzione di cielo possibile, orientandoci, grossolanamente in questo caso, verso est-sud-est. Il 6 la Luna raggiunge la minima distanza dalla Terra, ci apparirà quindi più grande del solito. Purtroppo però non ne potremo apprezzare la sua grandezza, perché due giorni dopo, l'8, sarà in congiunzione col Sole nella costellazione dell'Ariete. Avremo quindi il 9 lunio. Giovedì 9, il pianeta più vicino al Sole, Mercurio, raggiunge la massima elongazione ovest dalla nostra stella. Questo vuol dire che Mercurio sarà alla massima distanza apparente dal Sole, visto dalla Terra. Ma nonostante questo possa far pensare giustamente a ottime condizioni di visibilità per il pianeta, dobbiamo tenere in considerazione anche l'inclinazione dell'eclittica rispetto all'orizzonte. Da noi, le mattine di primavera, l'eclittica è poco inclinata sull'orizzonte. Ciò fa sì che Mercurio sorga poco prima del Sole, rendendone difficile la visione. Cerchiamo di capire un attimo perché accade ciò. Essendo l'eclittica il cerchio che rappresenta la proiezione in cielo dell'orbita terrestre, o se volete possiamo dire che è il percorso annuo apparente del Sole sulla volta celeste, ed essendo le orbite degli altri pianeti del Sistema Solare di poco inclinati rispetto all'eclittica, possiamo prendere l'eclittica come il riferimento generale della posizione in cielo delle orbite di tutti i pianeti. Quindi l'inclinazione dell'eclittica sull'orizzonte ci dice più o meno anche di quanto sono inclinate le orbite dei pianeti sull'orizzonte stesso. Ora vediamo due casi estremi per capire come l'inclinazione dell'eclittica incida sulla visibilità dei pianeti e nello specifico di Mercurio. Se l'eclittica avesse inclinazione zero, cioè fosse idealmente parallela all'orizzonte, Mercurio sorgerebbe insieme al Sole, a qualsiasi elongazione massima si trovasse dalla nostra stella. Se invece l'eclittica fosse perpendicolare all'orizzonte, Mercurio sorgerebbe con largo anticipo rispetto alla nostra stella, tanto più è grande l'elongazione massima. Per via dell'inclinazione dell'asse di rotazione rispetto al piano orbitale terrestre e della latitudine di osservazione, l'eclittica appare più o meno inclinata rispetto all'orizzonte e questa inclinazione cambia durante l'anno. In generale, alle nostre latitudini, le mattine di primavera l'eclittica appare meno inclinata rispetto all'orizzonte, mentre le mattine d'autunno appare più ripida. È per questo motivo che in questi giorni facciamo fatica a vedere Mercurio nonostante sia la massima distanza apparente dal Sole. Domenica 12 maggio, mezz'ora, tre quarti d'ora dopo il tramonto, guardando verso ovest, noteremo una bella luna crescente che col calare del buio sarà accompagnata da un astro luminoso proprio sopra di lei. È Polluce, la stella più brillante della costellazione dei Gemelli. Per chi non conosce il cielo, un buon metodo per identificare le stelle più luminose delle costellazioni zodiacali è quello di usare la Luna come indicatore insieme agli appuntamenti che vi sto dando in questo video. Sera dopo sera, mattina dopo mattina, vedremo Selene cambiare posizione in cielo, attraversando nel corso del mese tutte le costellazioni dello zodiaco. Ma la Luna, nel suo navigar nel firmamento, oltre a incontrare stelle e pianeti, talvolta si imbatte anche in ammassi stellari, facili da vedere ad occhio nudo, ma ancor meglio con uno strumento. È il caso dell'ammasso Alveare, Messier 44, che si trova nella costellazione del Cancro e che vedremo in compagnia di Selene nella prima metà della notte del 13. Questa sarà un'ottima occasione per tirar fuori il binocolo e guardare la luna crescente insieme a questo raggruppamento di stelle. Non saranno necessari ingrandimenti elevati, anzi un 10x sarà più che sufficiente per ammirare insieme i due oggetti del cielo. Il 14 maggio il Sole, che si trova a circa 151 milioni di chilometri dalla Terra, lascia la costellazione dell'Ariete per entrare in quella del Toro.
Siamo arrivati a metà mese, la Luna è al primo quarto nella costellazione del Leone dove incontra Regolo. Durante la sera vedremo la stella più brillante del Leone in basso a sinistra della Luna. Due giorni dopo, il 17, Selene raggiunge l'apogeo, cioè la massima distanza dalla Terra, a ben 404.600 km, apparendo così più piccola del solito. E dopo il Leone tocca alla Vergine ospitare il nostro satellite che nelle sere del 19 e del 20 vedremo vicino a Spica. In particolare lunedì 20, guardando tra sud e sud-est, Spica brillerà in alto a destra della Luna, a debita distanza. Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio cade il plenilunio con Selene che è già dentro i confini dello Scorpione. La fase di luna piena è sempre un'ottima occasione per ammirare il nostro satellite naturale che sorge in tutto il suo splendore tra le ultime luci del dì. Non è la notte migliore per scrutare gli oggetti meno brillanti del cielo e nemmeno osservare al meglio i crateri di Selene. Ma ciò di certo non toglie il fascino nel vederla levarsi dall'orizzonte con quella sua calda luce che diventa sempre più bianca e lucente man mano che s'alza in cielo, donando un po' di chiarore ai paesaggi terrestri che altrimenti sarebbero avvolti dall'oscurità della notte. Con la luna piena, Selene passa dall'essere la regina della sera al diventare la regina della notte intera e nei giorni successivi dominare il cielo del mattino. È infatti per tutta la notte tra il 23 e il 24 la Luna sarà visibile in prossimità di Antares, la stella più luminosa dello Scorpione. Potremo seguire la danza di avvicinamento dei due astri per la notte intera fino a che raggiungeranno la minima distanza apparente poco prima del sorgere del Sole, quando dall'Italia saranno basse basse all'orizzonte verso sud-ovest. Ci appariranno molto vicine, a meno di mezzo grado di distanza, cioè a meno della distanza apparente della luna piena. In alcune regioni della Terra, Antares verrà occultata dal nostro satellite. Osservando la luna prima del sorgere del Sole, in questi ultimi giorni di maggio, dopo lo Scorpione la vedremo dentro i confini dell'Ofiuco, la cosiddetta tredicesima costellazione dello Zodiaco, poi tra le brillanti stelle del Sagittario, successivamente nel Capricorno e infine nell'Acquario, costellazione nella quale il 30 raggiungerà l'ultimo quarto e il 31 incontrerà di nuovo Saturno. Stavolta, guardando verso sud-est, mezz'ora, tre quarti d'ora prima del sorgere del Sole, vedremo il pianeta con gli anelli più in alto, seppur di poco, e a sinistra della Luna. Ammirato l'incontro, potremo spostare la nostra attenzione verso est, notando così il pianeta rosso per antonomasia, Marte, che sarà più facile da osservare rispetto all'inizio mese perché è più alto sull'orizzonte. E così anche il mese di maggio si è concluso in bellezza. Io sono Luca, se ti è piaciuto questo video metti un like e condividilo con gli amici. Se invece ti piace il cielo e non sei ancora iscritta o iscritto al canale, non ti resta che farlo. E come sempre non mi rimane che augurarti buone stelle.